Ciao intelligenze naturali da me e dal Pollo Vaclavi, che mi è stato segnalato sul gruppo Telegram della mia community da Andrea Corvaglia, che ringrazio. Questo video di Mr. RRIP, che è Mr. Rip, l'ho guardato, è Retiring Peace, è un ex dipendente di Google che ho guardato dei video molto bravo in informatica, e lui ha qualcosa da dire sul machine learning. Perché non mi piace più lavorare in ambito machine learning? Sentiamo che cosa ha da dire. Hertz, io ho fatto la tesi in AI solo per capire se mi fa cagare o meno. Spoiler, mi fa cagare. Io ci ho lavorato. Iniziamo bene. Sono stato pagato per un anno e mezzo per lavorarci, non sono riuscito a capire. A me l'AI a un certo punto era il mio sogno da bambino. Due volte ci ho provato, non ha mai attecchito, non ha mai fatto venire voglia. Allora, le premesse sono buone perché ci ha lavorato e quindi sicuramente è nella posizione di dire la sua. Vedo che continuano a chiedermi perché non vado pazzo per machine learning. Perché machine learning non è informatica. Machine learning è come alchimia versus chimica. Cioè, la chimica Come? è. Machine learning è come alchimia versus chimica. Cioè, la chimica è studiare studiare le condizioni di causa e effetto. Quindi studiare le Ok. cause per generare effetti, studiare i processi, capirne le cause, capirne il determinismo. Cioè, il software engineering è determinismo. Allora, qui già avrei qualcosa da dire. Anche il machine deep learning è deterministico una volta che trovi il modello, perché addestrato il modello, quello è completamente deterministico, a meno che non ci metti del sampling, ma nella maggior parte dei casi non c'è. Immagino che lui parli della parte di addestramento più che altro, di ispezione del modello, sentiamo. Il machine learning è alchimia, è magia. Tu progetti una rete, fai il training e poi dopo funziona abbastanza. Quando non funziona non sai spiegare il perché. Quando non Allora, è vero che funziona in termini di una metrica che tu decidi, quindi non funziona mai perfettamente proprio perché stai creando un modello statistico del modello. Una volta trovato il modello è deterministico, quindi sai esattamente quello che fa, però poi non riesci a controllarlo sottilmente nelle sue decisioni. funziona. Quando il video su YouTube a un certo punto esce quello porno per bambini, non sai, non c'è nessuna if then else da nessuna parte nel codice. Non sai. Ah, questo è vero, una volta addestrato poi il modello fa anche delle cose strane e per forzarlo a fare diversamente o fa una parte di post-processing in cui prendi le decisioni della rete, le vai a cambiare a manella in un qualche modo oppure vai a lavorare a monte sui dati. Comunque è vero che poi non c'è nessun if then else nel modello di machine learning, si presume che il modello impari a prendere quelle decisioni. Quindi o agisci sui dati o agisci in post predizione. Non sai spiegare il perché. E sta roba qui è alchimia. Ecco. Non sai spiegare il perché, è vero, c'è tutto un filone di letteratura scientifica sull'ispezione delle reti neurali, addirittura sono nate delle pubblicazioni e delle correnti artistiche che cercano di capire che cosa fa internamente la rete. C'è questa pubblicazione, si chiama distill.pub, che è diventato famoso. Questi qui fanno proprio visualizzazione di quello che succede dentro una rete. Eccoli qua. Questo è quello che i neuroni all'interno della rete vedono, i motion neurons. Che figata! Ok, vabbè, si apre completamente un mondo. Chiaramente, non è facile come leggere codice scritto a mano, però diciamo l'ispezione di quello che fanno i modelli è un work in progress, molto più difficile che leggere codice esplicito scritto da qualcuno, però. È come il siero per far innamorare di te, metto mezza gota di coccodrillo. Non sai perché questi ingredienti funzionano. Allora, vero, anche in letteratura scientifica tipicamente quando esce una nuova architettura introducono 10, 15, 20 innovazioni sia nell'architettura in sé, sia negli strati che usano, sia nel modo in cui trattano i dati e spesso non sanno i ricercatori stessi perché riescano a superare lo stato dell'arte con quelle decisioni che hanno preso
non ti sanno dire quali delle decisioni ha avuto quale effetto, e quindi quello che viene fuori è a medio-lungo termine che escono tanti articoli che usano quelle architetture e variano un po' le decisioni che hanno preso, poi piano piano ti rendi conto di quali sono le decisioni cross articolo che hanno avuto un impatto. E questo è vero, è opaco, anche quando addestri i modelli prendi un sacco di decisioni, a volte contemporaneamente, perché l'addestramento prende troppo tempo per fare una grid search esaustiva su quale decisione ha avuto quale impatto, quindi è vero che va un po' a tentoni, però è anche vero che uno stesso problema, uno stesso task può essere svolto da famiglie di reti, quindi basta che ne trovi una che soddisfa la tua metrica nel set di validazione e test e sei a posto. Tutto sta a definire la metrica, no? E a preparare bene i dati. È poco interessante per uno che vuole aver controllo. È indebuggabile. Vero, è indebuggabile, però ripeto, cioè, il gusto del machine e del deep learning, che sono tecniche appunto che imparano dai dati, è proprio che è il modello che deve trovare il modo di darti la risposta, non sei tu che ci devi mettere mano più di tanto. Ed è per questo che funziona in particolare nelle mani di chi ha montagne di dati e tanta potenza di calcolo. Tutto funziona trial and error, senza ripetibilità, senza che poi tira fuori delle metriche di successo. Allora, ripetibilità invece c'è perché se rifai lo stesso esperimento allo stesso modo con lo stesso seed dei numeri dello generatore dei numeri casuali che setta i pesi iniziali della rete, il risultato è sempre lo stesso. Chiaramente se lanci invece un addestramento a partire da condizioni iniziali diverse, è vero, il risultato è sempre diverso, però ripeto, è una famiglia di reti neurali che tu stai cercando e basta che ne becchi una. Prendi tante decisioni per volta, non sai bene qual è quella opportuna, con un'esperienza di tanti anni ci fai l'occhio. Poi ci sono tante cose in realtà che puoi guardare di come sta andando un addestramento per prendere poi le decisioni e ci sono strumenti di visualizzazione che stanno venendo fuori proprio a livello di ecosistema, c'è TensorBoard, c'è Weight and Biases. Cioè c'è il modo, quello che lui dice è vero, nel senso non è come leggere codice scritto a mano e dice ok, cambio questa decisione. Però è anche vero, cioè prova a scrivere a mano un algoritmo che fa object detection, che capisce dove sono gli oggetti nelle immagini e che oggetti sono. Scriverlo a mano, ci hanno provato per 20 anni, è impossibile. Quindi in base a quello che devi fare, chiaramente se prendi in mano il deep learning, accetti che non raggiungerà mai il famoso 100%, ci sono tutti dei casi che rimangono fuori, a meno che non prendi dati più numerosi sui casi d'eccezione che la rete non riesce ad affrontare, quindi è più che altro un lavoro sui dati. Però insomma, a lui non piace rispetto a quello che dice perché si vede che ci ha lavorato e quel tipo di sensazione mi è parecchio familiare, però non, cioè, a me continua a piacere, piace proprio per questo, piace proprio perché non ho il controllo totale, piace perché sto cercando di far capire alla macchina quello che deve fare senza scriverglielo in modo esplicito, e questo è un po' il cuore pulsante dell'intelligenza artificiale, il non dover scrivere quello che la macchina deve fare, lo deve capire da sola. Poi c'è tutta una frustrazione, tutta una serie di problemi e effettivamente lui li inquadra. No, no, non fa per me, non è ingegneria. Poi magari, veramente. Non è ingegneria perché è in larga parte una scienza sperimentale, cioè devi fare esperimenti, fare ipotesi, esperimenti e verificarle. Poi il fatto che si vada a tentoni dipende dal fatto che l'addestramento è lento e quindi non puoi fare ricerche esaustive su tutte le decisioni che prendi. Ma se già magari non lavori su immagini, lavori su reti più piccole e su tabulati, puoi fare un sacco di verifiche, prendere decisioni, verificare ipotesi. È in parte ingegneria, ma è soprattutto ricerca applicata. È una mia opinione, un po' argomentata, ci sono stato dentro, però c'è chi dice il contrario e quindi accetto. Eh sì, sicuramente è un'opinione misurata, io non sono d'accordo in realtà poi sulla conclusione, però quello che dice, insomma, ha a che fare con la realtà. Allora, un saluto al Mr. Rip e ci vediamo al prossimo test di Turing. Ciao, intelligenze naturali!